Ditemi quando possiamo partire, quando siete pronti. Buongiorno a tutti, nonostante questo tentativo di disintermediazione fatto dai giornalisti che non volevano le conferenze stampa tradizionali e che prima o poi accontenteremo, con l'entusiasta appoggio di Filippo Sensi, io credo che sia utile che questa settimana è iniziata con l'approvazione della più importante riforma, che è quella della riforma costituzionale, si chiuda con l'approvazione definitiva di una mastodontica, mi viene questo termine, operazione di riscrittura del codice degli appalti, di cui ringrazio il ministro Delrio e tutti i suoi collaboratori, il team che ha lavorato alla scrittura con grande intensità e qualità. Credo che poi potrà Graziano meglio di me entrare nel merito anche dei ringraziamenti. Tra l'altro Graziano ha preparato le slide marcando una netta differenziazione rispetto ai tempi in cui stava a Palazzo Chigi, da quando è al MIT ha deciso di chiamarle le diapo e non le slide, per cui ci ha spiegato in Consiglio dei Ministri che ha le diapo pronte, però le metteremo sul sito, le diapo, perché non possiamo disintermediare troppo. Credo di poter essere molto rapido, intanto immagino che non ci saranno domande dopo, quindi nel dire alcune considerazioni volanti, oltre appunto alla gratitudine. Noi abbiamo un sistema che parte da 36.000 stazioni appaltanti, 14 anni di media per realizzare un'opera pubblica superiore ai 100 milioni, una follia totale. In questi 14 anni i tempi morti della burocrazia pesano per oltre un terzo. Cioè, è come se tu potessi dire che dei 14 anni butti via 4 anni di burocrazia. Cioè, è una cosa che è semplicemente allucinante. Non solo, ma hai un sistema talmente arzigogolato e complicato che la corruzione si annida dentro i vari sotterfugi tipici della burocrazia. E allora, a fronte di questo, noi avevamo qualcosa come un vecchio codice che aveva, con annesso regolamento, 660 articoli e 1500 commi, più le norme successive, le competenze sovrapposte, le stratificazioni. Passiamo a un codice di 217 articoli con le linee di indirizzo, le linee generali di indirizzo generale che vengono affidate al lavoro dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata dal presidente Raffaele Cantone, e che quindi semplificano moltissimo. Da un meccanismo di 660 articoli e 1500 commi a 217 articoli, linee guida generali che l'ANAC approva e organizzazione, credo, decisamente più semplice e funzionale. Insomma, in soldoni estremi, e poi entriamo nel merito se ci sarà bisogno, ci sono 5 elementi chiave di questo codice. Una spinta digitalizzazione, garanzia di trasparenza e di semplicità, la massima semplificazione con la soft law, con le linee guida che vanno a sostituire il dettagliato, articolato intervento comma per comma, il molto importante, la grande capacità di riduzione del numero degli articoli e dei commi. Quarto, ecco questo punto che mi sembra un punto chiave: l'insistenza sulla buona progettazione. Graziano lo aveva, il ministro Delrio lo aveva già detto più volte, lo ribadiamo perché penso sia cruciale. Dove stava la fregatura? Utilizzo un termine che gli ingegneri non apprezzeranno. Tu avevi un progetto, magari un preliminare. Questo progetto, magari definitivo, però era mandato a gara
E il progetto mandato a gara, siccome non era dettagliato, preciso e puntuale, esponeva a una serie di dubbi, di problemi. Faceva lievitare i costi, ma questo nel progetto non era previsto, e faceva lievitare i tempi. Tant'è vero che io ho detto, sono stato severamente rimbrottato da un paio di ordini degli avvocati, che alla fine nei lavori pubblici in Italia lavorano più gli avvocati che i manovali. Non capisco perché gli avvocati sono arrabbiati, ma non apriamo una polemica anche con gli avvocati oggi. È mica colpa loro. La colpa era del sistema. Questo meccanismo è un meccanismo che dà certezze progettuali, si va a gara con progetti fatti meglio, riduce i tempi e permette di evitare il meccanismo, da sindaci lo sapevamo bene, lo sappiamo anche adesso, ma da sindaci lo sapevamo bene, delle riserve. Cos'è la riserva? Arriva l'azienda che vince, la prima cosa che ti fa nei primi 20 giorni ti piazza 32 riserve milionarie e ti mette in discussione il modello della gara stessa, perché a quel punto tutto è giocato sul ricorso contro ricorso, TAR contro TAR, Avatar e tutto il resto. Allora, la sintesi finale di questo quarto punto è quello del progetto fatto bene. Quinto e ultimo punto, che è collegato a tutto ciò che abbiamo detto, noi abbiamo un contenzioso che è più o meno per l'80% su diciamo le progettazioni preliminari, sulle progettazioni, cioè l'84 su 5 cause sono su sta roba qua. Mettendo certezza di procedura, immaginiamo di poter semplificare. Non sono naturalmente le uniche cose che sono previste nel codice degli appalti, di cui Del Rio vi aveva già parlato un mese fa, l'attenzione al lavoro, l'attenzione alla sicurezza, il rafforzamento di ANAC nel ruolo di garanzia. C'è, lo dico perché ho visto qualcuno, ma qui manca partecipazione e democrazia in questo paese. Inseriamo il principio del débat public sul modello francese, il dibattito pubblico, però con la certezza dei tempi. Cioè io fare una grande opera, sono costretto a coinvolgere le popolazioni del territorio, ma, questo è il grande elemento, ho dei tempi certi. Noi consideriamo questo codice degli appalti un passaggio in avanti tutt'altro che secondario. È un'operazione che continua nel tentativo di sbloccare i tanti lavori che sono fermi oggi in Italia, e credo che sia un fatto positivo che possa essere adesso diventare, dal lunedì 18 aprile, hai scelto il 18 aprile perché volevi dare il senso della tua democristianità, peraltro nascosta, quindi il 18 aprile scade la delega e il 18 aprile diventerà andrà alla firma dopo il dibattito che è stato fatto in Consiglio dei Ministri, anche cercando di recuperare alcune delle considerazioni che ha posto il Parlamento in fase di discussione. Non siamo ovviamente, ci sono state anche di discussioni molto complicate, perché i pareri che sono arrivati, le commissioni hanno dato alcuni pareri, magari la conferenza delle regioni altri. Abbiamo cercato di inserire un aspetto importante che non era previsto all'inizio, della soglia del subappalto, che credo sia stato un fatto positivo. Abbiamo ascoltato ciò che il Consiglio di Stato ci ha posto nel suo motivato e articolato parere. Credo che sia un fatto che possiamo dirla così, più semplice, meno norme, grande battaglia contro la corruzione. Si combatte la corruzione mettendo regole più semplici, non più complicate. E valorizzazione di tutto ciò che è il ruolo di ANAC e naturalmente del Ministero. Cosa mi sono dimenticato? Hai detto praticamente tutto. Hai fame? No, credo che il Presidente abbia detto sinceramente tutti i punti più importanti, e per noi questa è l'unica cosa che vorrei sottolineare, e che ritorna centrale il progetto, ritorna centrale la qualità anche degli operatori. Sarà un albo dei collaudatori, dove spesso si è annidata la corruzione nei collaudi, nelle cose. Un albo dei collaudatori, un albo delle imprese, e ritorna centrale anche la programmazione delle opere.
E quindi c'è il tema che si scelgono le opere sulla base della loro utilità, si fa un programma prestabilito, si archivia la legge obiettivo dove tutto era urgente e prioritario, per cui abbiamo messo in campo progetti per miliardi e miliardi e mai realizzati, e torniamo a una sana e pragmatica concretezza, valutiamo le opere con le comunità, quelle utili si mettono in progettazione e si procede. Credo che sia la rivoluzione della normalità anche, cioè quello che si faceva nelle amministrazioni pubbliche col piani delle opere pubbliche, adesso diventa una realtà per tutto il Paese, quindi è una grande rivoluzione della normalità e della semplicità, questa è la cosa che crediamo. L'Italia credo che sia anche, Presidente, perché recepiamo le tre direttive appunto e riformiamo il codice, l'Italia è riuscita a fare questo lavoro in 200 articoli, battendo diciamo tutti i Paesi europei, perché ha riformato un codice e ha recepito le direttive in 200 articoli. C'è una nuova norma sulle concessioni, ecco, che prima non erano disciplinate, le nuove concessioni, finalmente il rischio operativo sarà in capo al privato, una cosa che abbiamo sempre detto, che la partnership pubblico-privato vuol dire che il pubblico è serio, prende impegni e li mantiene, ma il privato si prende i suoi rischi. Questo è un principio che insomma è stato molto... E quindi credo che ci siamo fatti trovare pronti a questo appuntamento. Ringrazio infine tutti coloro che ci hanno lavorato giorno e notte veramente per arrivare nei tempi, la dottoressa Manzioni che ha presieduto la commissione, la capo ufficio legislativa dottoressa Grande e tutti i suoi collaboratori, perché hanno fatto davvero un lavoro di incredibile fatica per la enormità di questa sfida, che però credo che abbiamo vinto. È un'altra riforma che il governo, perché sappiamo che per sbloccare le opere bisognava cambiare le regole e bisognava avere buoni progetti, e credo che questo è quello che abbiamo fatto col codice appalti. Assolutamente positivo, quindi grazie davvero di cuore a tutti, grazie al Ministro. Segnalo quella della concessione, è divertente, perché alla fine in passato in alcuni casi c'era il pubblico si prendeva il rischio e il privato gli utili. Adesso il meccanismo è un meccanismo di tutela dell'interesse pubblico molto più forte. Credo che a questo si leghi, per chi ci segue da casa, un lavoro straordinario, certosino, di sblocco delle opere pubbliche incagliate. Noi siamo l'unico paese al mondo che in questo momento sta facendo tre opere strepitose dal punto di vista ingegneristico di collegamento con l'Europa. Noi abbiamo tre tunnel che sono il, ovviamente a livelli diversi, il Gottardo che si inaugura il 1 giugno con la Svizzera, il Brennero che abbiamo sbloccato noi e che ci collega con l'Austria. Dopo dico anche una cosa sui numeri dell'immigrazione, mi è venuta in mente, la Torino-Lione con la Francia. Siamo il paese che sta investendo quasi 30 miliardi, non soltanto da soli, perché poi 9, 10, 28 miliardi di euro, ma cofinanziati ovviamente, per collegarsi con il resto d'Europa. Stiamo lavorando con grande determinazione non soltanto al nord, ma al centro. Penso che a giugno inauguriamo il quadrilatero, giugno-luglio inauguriamo il quadrilatero. Interventi che vengono mandati avanti con grande determinazione al centro nord. Penso al fatto che con Graziano nel pomeriggio saremo a Bologna per il passante. Abbiamo trovato una soluzione che è una soluzione che viene incontro anche alle problematiche che avevano alcuni sindaci, assolutamente giuste e condivise. Stiamo intervenendo in tutte le opere pubbliche che conoscete, dalla Sardegna fino alle opere pubbliche che riguardano la Sicilia, dove Graziano si è recato più volte, la questione della Salerno-Reggio Calabria, la 106 Ionica, gli investimenti che stiamo facendo in Puglia per raggiungere Matera. Potremmo addormentarvi con l'elenco delle opere alle quali stiamo cercando di dare uno sblocco, che sono simboleggiate ovviamente dalla variante di Valico, finalmente aperta dopo decenni, fino a quelle su cui stiamo lavorando. Quindi non è che la parte infrastrutture è soltanto regole, ma è anche regole. E aver preso 660 più 1.500 sono 2.100. E avere oggi 217 articoli significa una cosa enorme. Passare da 2.100 a 210, è un decimo. Fosse tutto così, il sistema italiano semplificheremmo alla grandissima. Ci sono domande sul codice degli appalti? Vorrei fare una domanda anche al ministro di Europa.
Sì, appunto, rispetto al mese scorso quando ha presentato qui dopo il CDM la riforma del codice degli appalti, quindi i miglioramenti che sono arrivati, i suggerimenti che sono arrivati anche quindi dal Parlamento, hanno migliorato quindi il testo, soprattutto legato anche appunto alla soglia sul subappalto. E poi volevo sapere dal punto di vista economico, ogni tanto c'è la polemica sui fondi per l'ANAC, per appunto per poter lavorare meglio anche riguardo al codice degli appalti. È stato risolto anche questo nodo? Teniamo altre domande sul codice degli appalti, così Graziano risponde a tutto. Avete altre? Bene. Faccina pronta a fare la domanda sull'immigrazione, già vista. Sì, allora, il lavoro del Parlamento, come il lavoro del Consiglio di Stato, il lavoro della conferenza delle regioni e dei sindaci ci ha aiutato certamente a migliorare il testo. Il subappalto è stato uno dei suggerimenti che abbiamo accolto dopo una lunga discussione, ma è stato accolto. Sottolineo, la direttiva non imponeva di porre una soglia, anzi. Noi abbiamo scelto come principio il gold plating, cioè di essere finalmente un paese che non sovrappone norme alle già presenti norme europee. E quindi abbiamo usato, in questo caso abbiamo fatto un'eccezione motivandola sulla base delle suggerimenti del Parlamento, e quindi è stato un dibattito utile. Per quello che riguarda le risorse di ANAC, non è questa, non è il codice appalti la sede per risolvere questi problemi, ovviamente. È chiaro che qui c'è un ruolo molto rafforzato di ANAC e quindi noi saremo sempre al fianco dell'autorità per aiutarla a funzionare al meglio, anche perché adesso ha pochi mesi di tempo per emanare le linee guida, che saranno appunto delle linee guida flessibili, ma che aiuteranno molto gli enti locali e tutte le stazioni appaltanti a interpretare correttamente il nuovo codice degli appalti. Aggiungo una sola cosa, che noi abbiamo seguito le indicazioni del Parlamento, trattandosi di legge delega. Una delle questioni del Parlamento è che bisognava fare questa riforma in varianza di finanza pubblica, cioè che non potevamo mettere più soldi per ANAC. Quindi non è un problema di spending, è un problema di previsione legislativa. Va cambiata la previsione normativa. Hanno detto questa cosa, però siamo pronti a lavorare, a discutere. Noi siamo molto fieri del lavoro che ha fatto ANAC in questi anni. Penso allo sblocco dell'Expo, penso al commissariamento del MOSE. E ANAC l'abbiamo voluta noi, quindi siamo impegnatissimi a che abbia tutte le risorse per funzionare meglio. Però, visto che ho letto l'articolo impreciso qualche giorno fa su un importante quotidiano, non è che è il governo che non vuol dare i soldi, è che c'è una previsione normativa parlamentare che ci impedisce di mettere più denaro. Quindi non è un problema di spending, è proprio un problema di norma, cioè tu non puoi farlo aumentando uno dei principi della delega è l'invarianza di gettito, dopodiché l'invarianza di spese. Dopodiché valuteremo, verificheremo, troveremo le soluzioni tecniche sempre necessarie. Prego. Però ecco, questa è una riforma strutturale, questa è una grande riforma, questo è un passo in avanti notevole. Da 2100 tra articoli e commi a 217 articoli, passo in avanti molto importante, e soprattutto dimostra, via, questa si può dire, dai, si può dire, sì, che non so questo era uno dei quindi la dico, questo era uno dei pallini, si dice a Firenze, che non soltanto a Firenze, che avevamo dal primo giorno in cui siamo arrivati qui con Graziano. Perché? Perché l'esperienza di sindaci, che non caratterizza soltanto il ministro e il sottoscritto, ma anche altri membri del governo e più in generale del Parlamento, è un'esperienza che ci ha segnato. Noi siamo di quelli che siamo stati mesi, lui di più anni perché ha iniziato prima di me, ma a lamentarci delle regole astruse e astratte del codice degli appalti. Il principio della soft law aiuta, poi naturalmente dipenderà da come verrà recepita in sede di direttiva guida di ANAC, a essere più semplici. E abbiamo sempre detto, la corruzione si combatte mettendo poche regole chiare. Poi c'è la prima regola, che è quella che basta non rubare e il problema non si pone. Ma se tu metti un meccanismo astratto, difficile da realizzare, complicato da ottemperare, è evidente che chi vuol fare il furbo ha qualche strada in più. Noi abbiamo chiuso strade alla corruzione, e naturalmente il fatto che le linee guida vengano dall'ANAC è la dimostrazione una volta di più
che in termini di lotta alla corruzione questo governo sta lavorando con una determinazione e una dedizione che io non voglio dire fossero sconosciuti prima, perché sarebbe inelegante e scorretto nei confronti dei predecessori, ma è comunque un lavoro che costituisce per noi la priorità. Cioè lotta alla corruzione e lotta all'evasione, i risultati parlano per noi, vedono questo governo assolutamente in prima fila. C'è chi fa i convegni, gli show e le polemiche, chi costantemente prova a lavorare perché si combatta senza pietà, senza tregua, quartiere per quartiere, casa per casa, la corruzione e l'evasione in questo paese. Però vedo che lei vorrebbe parlare di altro. Tipo? Parlando proprio del Augusto Cantelmi TV 2000, lo sblocco del Brennero nel momento in cui qualcuno lo vuole sigillare, diciamo che è abbastanza paradossale, non c'è dubbio. L'Austria va per la sua strada, non si ferma, e forse la migliore risposta potrebbe arrivare domani con la visita del Papa a Lesbo. Ecco, diciamo, un grande messaggio. Io credo che il gesto di Papa Francesco, che ricordiamo aveva iniziato però aveva fatto uno dei primi viaggi suoi a Lampedusa, quando la situazione nel Mediterraneo era più grave, è un gesto di cui semplicemente dobbiamo dirgli grazie, perché è un gesto importante, un gesto molto semplice ma contemporaneamente molto, molto forte. Quindi il primo elemento è la gratitudine nei confronti del Santo Padre, di Papa Francesco. Il Papa ha più volte richiamato l'Europa a un ruolo diverso. Chi di noi ricorda il suo intervento a Strasburgo, quando lui parlò sotto presidenza italiana al Parlamento europeo, ricorda le espressioni che ha utilizzato, quindi il richiamo costante all'attenzione alla tematica della migrazione credo che sia un fatto fondamentale. Sul tema della migrazione e dell'immigrazione un pochino più generale, perché leggo, si passa dal silenzio di tomba agli allarmi esasperati. Qual è la realtà? La realtà, a mio giudizio, è che finalmente si è compreso che occorre una strategia a monte, che non bastano soluzioni spot. Quindi è fondamentale intervenire sui paesi di origine rimuovendo le cause dei conflitti. E quindi oggi stiamo un po' meglio di qualche mese fa, perché finalmente c'è una tregua in Siria, fragile, difficile, ma c'è. Perché c'è una tregua importante nello Yemen, che pure non ha dato lo Yemen vita a un numero di profughi particolarmente rilevanti e impattanti in Europa, ma è comunque un elemento di destabilizzazione dell'area. Perché c'è un governo, il governo libico, che si è finalmente è riuscito finalmente ad arrivare a Tripoli, poi mille difficoltà, mille tensioni ancora, e in tutti questi scenari il ruolo dell'Italia in questi anni è stato molto coerente: tentare di portare tutti i partner della regione, anche facendo delle missioni che erano considerate discutibili, la missione che abbiamo fatto in Russia a marzo del 2015, la missione in Iran appena chiusa, la partenza del nostro primo viaggio all'estero in Tunisia, cioè dare priorità a quest'area. Oggi, l'abbiamo visto, il ministro degli esteri Gentiloni è stato il primo esponente di governo che si è recato a Tripoli con un C-130 con gli aiuti umanitari, Al-Serraj è stato qui a Palazzo Chigi qualche settimana fa, beh, ormai qualche mese fa, perché erano gli ultimi giorni di dicembre. O i primi di gennaio, mi ricordo. La sintesi è: ci vuole una strategia complessiva. Questa strategia complessiva deve portare a risolvere il problema di queste donne e uomini che scappano dalla fame, dalla violenza, dalla morte, dal terrore. Io ho voluto ricordare ieri Boko Haram, perché si parla della Nigeria con toni sprezzanti, ma la Nigeria, paese nel quale il governo italiano si è recato per parlare con il primo ministro, con il Presidente della Repubblica, chiedo scusa, è un paese assolutamente cruciale. 2 anni fa 276 ragazzine, non dico bambine perché sono studentesse delle scuole superiori, ma potrebbero essere le nostre figlie, sono state rapite
E mentre nella prima parte, immediatamente successiva all'evento, tanti operatori mediatici, politici hanno fatto sentire la loro voce, bring back our girls, questo era l'hashtag di Twitter, ridateci, riprendiamo indietro le nostre ragazze, poi è stato quasi un silenzio imbarazzante. Ora la CNN ha mostrato un video facendo un passo in avanti, ma proprio ieri erano i 2 anni, nella notte tra il 14 e il 15 aprile. Quindi noi dobbiamo avere un focus importante su tutte le questioni di sofferenza del mondo. Il Papa ci aiuta con la sua autorevolezza e la sua forza e la sua leadership a evidenziare questi temi. Poi c'è un dibattito tutto interno nostro, dove per un mese non se ne parla più. All'improvviso sembra che ci sia un'invasione in corso. Non è così. C'è un problema che riguarda anche il nostro paese, ma non è un problema particolarmente più grave di qualche anno fa. Cioè, per essere chiari, nel 2014 c'erano 20.000, dal 1 al 14 aprile ci sono stati 20.765 sbarchi a ieri. Sono aumentati in questo primo arco di 2000 e in questo 15 giorni di aprile, sono 23.700 adesso, quindi poco meno di 3.000 in più, che quindi è un numero che va seguito, che è attento, che va attenzionato con grande attenzione. Noi abbiamo in corso tutte le nostre iniziative, ma non siamo in presenza di quella che viene definita un'invasione o un dramma. È un grande problema, va affrontato, lo dobbiamo affrontare e seguire. Abbiamo le idee chiare su come farlo, chiediamo all'Unione Europea di farsi portatrice di una strategia a partire dagli aiuti ai paesi africani, a partire dagli interventi in Africa per bloccare i viaggi della morte. È fondamentale che la Libia abbia un governo, perché in questi anni la Libia non ha avuto un governo. Noi adesso possiamo lavorare con un esecutivo che ancora non è al massimo delle sue potenzialità, ma comunque c'è. Quindi io mi sentirei non di dare un messaggio minimalista, perché non sto minimizzando niente, ma credo che sia importante dare un messaggio di serietà. L'Italia è un grande paese che affronta una problematica non nuova, vi ho detto i numeri, sono sostanzialmente appena qualcuno in più rispetto allo scorso anno, ma stiamo parlando di qualche centinaio di persone in più. Affronteremo questa vicenda con tutta la determinazione del caso, continueremo a farlo, lo abbiamo fatto anche quando i media non se ne occupavano, ma lo dobbiamo fare partendo dalla strategia complessiva. Io trovo che le parole che il presidente Obama ha detto sulla Libia, tra l'altro anche in modo molto coraggioso, perché fare un'autocritica su una scelta di politica estera con la presidenza ancora in corso non è da tutti. Onore e merito al coraggio del presidente Obama, ma quello che ha detto Obama sulla Libia ci deve far riflettere. Non si fanno interventi sbrigativi e superficiali, ed è anche il motivo per il quale adesso, spero che sia tutto chiaro, nei mesi scorsi noi abbiamo fatto delle scelte che non erano quelle che qualche opinionista o commentatore suggeriva dalle testate. Se non avessimo tenuto la barra dritta, allora oggi avremmo un problema ancora maggiore. Invece oggi abbiamo un governo in Libia, e con questo governo contiamo di non di rallentare il flusso, non solo di rallentare il flusso, ma di offrire a chi sta in Africa un'occasione per essere veramente aiutato e non rischiare la vita con i barconi e non rischiare di lasciarci l'esistenza a bordo delle carrette della morte con gli scafisti schiavisti. E il fatto che ci sia un'autorità locale ci aiuterà anche a combatterli di più, come è accaduto per esempio in Albania in questi anni. 20 anni fa l'Albania aveva una mancanza di governo, una crisi, e ricordate quello che successe nell'Adriatico. Adesso l'Albania, con un governo stabile, sta collaborando, e anche tanti allarmi che avevo letto, attenzione adesso saremo invasi in Puglia,
semplicemente non esiste. Quindi dico agli italiani: buonsenso, prudenza, ragionevolezza. Il problema esiste, è lo stesso degli ultimi 3 anni. Ci sono degli elementi positivi in più, cioè finalmente c'è un governo in Libia con il quale potremo lavorare e c'è una tregua in Siria. Alla luce della tregua in Siria, alla luce del governo in Libia, cercheremo di portare l'Unione Europea a fare investimenti in Africa per ridurre i viaggi della morte e per permettere anche a questo punto di avere un flusso di immigrazione decisamente più basso e più controllato. Questo non significa però, e ho concluso, che non si debbano rispettare le regole europee, per cui agli amici austriaci dico che il Brennero non è soltanto il tunnel che porta i nostri paesi ad essere finalmente collegati in modo rapido e veloce dopo che per secoli è stato un luogo di un fronte. Il Brennero è innanzitutto un luogo di lavoro per centinaia e migliaia di aziende del nord-est italiano. L'altro giorno eravamo a Verona, in questa settimana bella scoppiettante che abbiamo fatto girando in larga parte del nostro paese, e a Verona uno degli imprenditori che ho incontrato mi spiegava che lui tutti i giorni fa partire 180-200 camion per la Germania e che passano naturalmente fisiologicamente e logicamente dal Brennero. Quindi il Brennero è uno strumento di lavoro ed è soprattutto un simbolo, quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, siamo fiduciosi sul fatto che il problema dell'immigrazione sarà ridotto nei prossimi mesi grazie al lavoro che faremo. Quindi io non ho il terrore che altri hanno espresso, perché vedo la strategia finalmente seria e organica, però dico anche che non staremo a far finta di niente se qualcuno intenderà violare le regole europee per quello che riguarda il Brennero, perché l'amicizia è un grande valore, il rispetto delle regole è condizione dell'amicizia. E quindi se qualcuno ha da dare dei messaggi di politica interna per ragioni politiche comprensibili nazionali, noi lo rispettiamo, ma il Brennero è un simbolo troppo importante nella storia di questa Italia per divenire oggetto di competizione all'interno di singole vicende nazionali. Quindi noi richiameremo tutti i paesi, a cominciare dai nostri paesi amici e alleati, al rispetto delle regole europee. Tranquilli, pronti, preparati, con una strategia, ma senza pensare di far finta di niente se qualcuno volesse violare le norme europee. Sono fiducioso che nessuno violerà le norme europee e sono fiducioso sul fatto che sarà possibile per noi intervenire in modo serio sul Mediterraneo, come del resto stiamo facendo. E credo che l'Europa sicuramente insieme a noi farà ancora di più per investire in Africa e per permettere a queste nostre sorelle e fratelli di poter evitare i viaggi della morte e avere occasioni di sviluppo economico e di benessere dentro i loro paesi di origine, nel rispetto delle condizioni di vita, di dignità dell'uomo, perché se c'è una guerra è chiaro che la gente scappa. Impegniamoci a far finire le guerre, impegniamoci a agevolare le condizioni economiche nei paesi africani. Direi che abbiamo fatto la tua anima mediterranea. Terzo mondista, ho esagerato. Quando fa finta di essere Che Guevara è meraviglioso. Padre Cristoforo del Rio è bello, Padre Cristoforo, no?